Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono AskyRabbit e oggi ci troviamo a parlare di 14 cose che non sai, forse, su Dragon Ball Super Broly. E non solo il film, anche la novel. Ma perché non ne fate 20 come al solito? Perché non le ho trovate 20. Ne ho trovate 13 e una curiosità è assolutamente inedita, perché è un dubbio più che altro che mi è venuto durante la visione del film, che sono andato a chiedere a Gianluca Iaco, la voce ufficiale di Vegeta. Ovviamente lui in tutta la più grande gentilezza mi ha saputo rispondere. Ne parliamo dopo. Partiamo! Nonostante Broly esista da un bel po' di anni, e lo sappiamo tutti, molti attribuiscono erroneamente la sua creazione ad Akira Toriyama. Non è vero. Il suo creatore è Katsuyoshi Nakatsuru, animatore e character design storico della serie di Dragon Ball e di tutti i film che ne derivano da esso, compresi i vecchi film di Broly. Un'altra chicca molto simpatica è che questa persona ha uno stile di disegno talmente simile a quello di Akira Toriyama che molte volte il maestro stesso non è stato capace di distinguere le sue da quelle del signor Nakatsuru. Un fan ha ipotizzato che il pantalone indossato inizialmente da Broly, ormai cresciuto, appartenesse a Beats. Beats è il Saiyan che Paragas uccide a inizio film, quando si ritrova a dover smistare le provviste. La teoria potrebbe avere un bel fondo di verità, poiché come tutti sappiamo, le tute Saiyan tendono ad adattarsi al modello del corpo su cui vengono, diciamo, applicate, dalle quali vengono indossate, per far sì che i Saiyan si ritrovino in totale comfort anche nel caso in cui dovessero trasformarsi in grandi scimmie, Osaru, scimmioni o che dir si voglia. Un'altra teoria ormai sfatata era quella secondo cui Gogeta e Broly erano alla pari. Questo perché nel filmato iniziale di Dragon Ball Budokai 3, Gogeta e Broly combattevano proprio alla pari. Secondo l'editoriale Saikyo Jump, ad oggi Broly è il guerriero più potente che i guerrieri Z, Goku e Vegeta praticamente, abbiano mai affrontato finora. Questo è plausibile, poiché c'è in Dragon Ball questa legge non scritta secondo cui ogni cattivo è meno potente di quello successivo. E non ditemi che non è vero. Inoltre, durante il torneo del potere, Goku e Vegeta avrebbero potuto tranquillamente provare a ricorrere alla fusione. Provarci, ripeto, perché se sbagliavano era un casino. Mentre non hanno direttamente deciso di farlo. Questo implica anche il fatto che Jiren potrebbe essere più debole di Broly e quindi potrebbe essere sconfitto da questo. Inoltre, gli dei della distruzione, essendo più deboli di Jiren, potrebbero vedere il loro culo divino diventare totalmente rosso di legnate contro Broly. Kale e Caulifla senza Broly non sarebbero mai esistite. Questo perché fu creata prima Kale, per ovvi motivi. Mentre Caulifla fu implementata come una sorta di spalla che servisse semplicemente a tenere calma la sua amica. Quindi, fan di Kale e Caulifla, ringraziate. Senza Kale e Caulifla, Broly, ironicamente, non sarebbe mai tornato. O quantomeno, non nella sua versione canonica. Questo perché, quando Toriyama vide Kale, si sentì totalmente ispirato. Iniziò a buttare giù la trama del film e, come abbiamo visto, è anche abbastanza fallace. Escludendo tutti i riferimenti a Dragon Ball Minus, o Minus se siete scimmie in inglese. All'inizio del film vediamo Bardock in una navicella in compagnia di un uomo. Il suo nome è Leek. Quando Bardock atterra sul pianeta Vegeta, parla con un altro uomo, il suo nome è Taro. Questa è solo una mia teoria, però, come tutti sappiamo, in Giappone il numero 4 ha un tetro significato di morte. Questo perché 4 e morte si pronunciano entrambi sci, o quantomeno possono essere pronunciati anche così. Ora, non vi pare molto strano che il nostro Vegeta si chiami in realtà Vegeta 4? E ovviamente adesso è il principe barra re, oserei dire, di una specie che nemmeno esiste più. Già, sono tutti morti. Numero 4. Potrebbe starci. Secondo Paragas, Broly ha la forza di un Osaru, barra scimmione, grande scimmia, eccetera, eccetera, senza effettivamente diventarne uno. Provate a pensare se Broly diventasse uno scimmione. In occasione dell'uscita del film, Snapchat ha lanciato un filtro che permette ai fan di diventare Broly. In Francia dal 24 febbraio è stato reso possibile viaggiare su un treno che sponsorizza l'intero universo di Dragon Ball assieme al film di Broly. Come se ce ne fosse bisogno poi. Insomma, la chicca più divertente è che su uno di questi treni, mi pare attorno alle 7 del mattino, è possibile giocare a Dragon Ball Fighters. Perché proprio il treno delle 7 del mattino non lo so. Però è bella come idea. Inizialmente Toriyama non voleva che Broly apparisse troppo magro.
Come vi avevo promesso, siamo arrivati ad una chicca assolutamente inedita. Questo perché sono stato io a chiedere personalmente una risposta al signor Gianluca Iacono, la voce italiana di Vegeta. Notando che per la prima volta a Gogeta è stato lasciato il suo modo di parlare, ossia quello di mantenere entrambi le voci delle parti che costituiscono la fusion, non ho potuto esimermi dal chiedere al signor Iacono come effettivamente fosse avvenuto il suo doppiaggio. Bene, ho ricevuto questa risposta. A quanto pare Gogeta è stato doppiato prima da Claudio Moneta, ossia Goku, e in un secondo momento è stata aggiunta la voce del principe dei Saiyan. Credo sia abbastanza intuibile che dopo le tracce audio siano state sovrapposte tra di loro, e che dire, come al solito l'Italia ha dei doppiatori fantastici. Bene ragazzi, io sono AskyRabbit e queste sono le 14 cose che forse non sapevate su Dragon Ball Super Broly. Come al solito vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi, a commentare se vi interessa, o se avete delle critiche costruttive per piacere da fare. Vi invito anche a seguire la pagina Instagram che come sempre è in descrizione e come ho già detto prima qui nelle schede. Poi vedi che sto indicando da tutt'altra parte. E niente, da AskyRabbit, buon proseguimento!